Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che abroga la parola province dalla Costituzione dopo che nei giorni scorsi la Corte Costituzionale aveva bocciato l'abolizione delle province attraverso un decreto. Il disegno di legge consentirà di intervenire per via ordinaria, ha detto il Premier Letta, ma su questo tema noi abbiamo sentito il parere del commissario straordinario della provincia di Varese, Dario Galli. Presidente Galli, lei attualmente è commissario della provincia di Varese, alla luce della decisione della consulta di ieri che ha detto che non si possono eliminare le province per decreto. Innanzitutto un suo commento, a questo punto cosa può succedere? Sì, beh, intanto da sottolineare il fatto che come sempre le cose che dicevamo noi della Lega, devo dire molti presidenti di provincia, sono come sempre poi puntualmente verificate dalla realtà dei fatti. Avevamo detto, senza essere scienziati della Costituzione, che quello che si era fatto era palesemente anticostituzionale, e finalmente per una volta la consulta ha fatto le cose, devo dire, in maniera tecnicamente ineccepibile e ha detto quello che tutti sapevamo già, cioè che quella legge era assolutamente anticostituzionale, perché non si potevano di fatto eliminare o ridimensionare in maniera significativa le province se non passando attraverso un iter di tipo costituzionale. Per cui quello che ha fatto il governo Monti e lo stesso primo ministro Monti si è rivelato appunto per quello che era, cioè veramente una legge fatta proprio in maniera errata da un punto di vista costituzionale. Adesso ci troviamo in questa situazione un po' imbarazzante, devo dire, dal punto di vista di un paese occidentale, per cui abbiamo tolto una cosa che esisteva ed era un diritto dei cittadini come la votazione del proprio presidente di provincia, a fronte di una legge che ancora non c'era ai tempi, non c'è neanche adesso, avendo nel frattempo messo una ventina di province nella situazione di essere commissariate, con dei commissari che in questo momento non si sa che figure rappresentino, perché la legge vecchia non li rappresentava, non li prevedeva, e la legge nuova dovrà in qualche modo essere fatta in futuro. Quindi veramente una cosa all'italiana, mal fatta prima e pasticciata adesso. Per risparmiare soldi, che tutti avevamo detto che non si sarebbero risparmiati, come i fatti hanno dimostrato, ma soprattutto per dimostrare la solita realtà italiana, dove una parte del paese, anche nelle province, ha mediamente costi unitari a parità di servizi resi molto più elevati, e una parte del paese, il nord, dove tutte le province sono estremamente più virtuose. Quindi invece che obbligare i meno virtuosi a diventare come i più virtuosi, che è la cosa più logica da fare, si è voluto cambiare tutto per poi alla fine non cambiare niente. È difficile governare da soli, senza gli assessori, senza una giunta, come si fa? Beh, cioè, paradossalmente ovviamente la cosa è estremamente semplificata, perché ci sono molte meno procedure interne. Diciamo pure che per qualche mese, come il caso di Varese, non cambia nulla, perché stiamo andando avanti a completare le cose che avevamo già messo in cantiere precedentemente, e l'ordinaria amministrazione o le cose essenziali, ovviamente avendo fatto il presidente prima, sono in grado tranquillamente di farle adesso. Però, pur essendo parte in causa, io per primo dico che questa è una situazione veramente senza senso, che per un periodo transitorio può anche andare avanti, ma i cittadini hanno il diritto di esprimere le proprie preferenze, e un paese occidentale che comincia a sostituire figure elette dal popolo con figure nominate dal centro è un paese che si mette su una strada pericolosa.